Cosa c'è di nuovo riguardo ai test genetici riguardo l'epilessia? Ne abbiamo parlato con la dottoressa Antonietta Coppola del Centro Epilessia Federico II di Napoli, tra l'altro centro di riferimento regionale per l'epilessia, che fa parte anche la dottoressa della Commissione Genetica della Lice. Siamo a Genova proprio durante la 38ª edizione del congresso della Lega Italiana contro l'epilessia. Allora, dottoressa, dicevo nel lancio, test genetici, novità. Cosa c'è di nuovo? Allora, la genetica riveste chiaramente un ruolo molto importante oggi nella diagnosi dell'epilessia. Molti sono i test che fino adesso venivano utilizzati dal sequenziamento dei singoli geni responsabili di una forma di epilessia alla valutazione di alterazioni cromosomiche con il vecchio cariotipo. Attualmente invece c'è una nuova generazione di test genetici per quanto riguarda le anomalie che rivedono alterazioni dei cromosomi, ad esempio il test dell'RCGH che permette di valutare tutto il DNA di un paziente per trovare la possibilità di piccole alterazioni come microdelezioni e microduplicazioni. Ma la novità probabilmente più importante è quella che riguarda i pannelli di Next Generation Sequencing, ovvero dei pannelli che permettono in un'unica analisi, quindi nello stesso momento, di analizzare più geni, quindi ad esempio 20-30 geni che possono essere responsabili di una sindrome epilettica nello stesso momento, il che chiaramente rappresenta un vantaggio non solo in termini di tempo, ma anche un vantaggio in termini economici. Quando è che effettuate un test genetico su un paziente? Il test genetico va chiaramente effettuato qualora la forma di epilessia cui ci troviamo di fronte è una forma di epilessia che è probabilmente su base genetica, quindi quando c'è una familiarità per la malattia, quando c'è un particolare fenotipo sindromico dell'epilessia stessa, quando ci sono delle alterazioni associate all'epilessia, come ad esempio delle anomalie strutturali, alla risonanza magnetica, delle disabilità intellettive, una particolare evoluzione oppure anche una particolare farmacoresistenza. Parlava prima di pannelli che quindi riescono a valutare più geni e si arriva a un certo discreto numero di geni. Oggi siamo a Genova, sa per caso appunto nell'ospedale a Genova quanti geni vengono valutati? E dicevo che i pannelli sono diciamo un po' l'ultima generazione della diagnosi clinica e attualmente in più istituti in Italia è partita la possibilità di effettuare lo screening con i pannelli di nuova generazione proprio qui a Genova, all'ospedale Galliera ed in collaborazione con l'ospedale Gaslini, con il dottore Zara che si occupa appunto di genetica dell'epilessia, è stato messo a punto un pannello che permette lo screening nello stesso momento di 19 geni responsabili delle encefalopatie epilettiche. Insomma, di quelle forme di epilessia che sono proprio un po' quelle più difficili anche da trattare, quelle anche più devastanti, perché sono quelle forme in cui l'epilessia si accompagna ed è responsabile essa stessa di disabilità intellettive, di ritardo dello sviluppo psicomotorio, che chiaramente sono, da un punto di vista clinico, probabilmente le situazioni cliniche più importanti. Ecco, ci parlava quindi di pannelli differenti a seconda dell'ospedale o delle regioni, ma quindi non esiste una linea guida sulla diagnosi e sui test da effettuare? Purtroppo non esistono linee guida e quindi diciamo che si procede al momento tramite una collaborazione stretta tra il clinico che si occupa appunto della diagnosi del tipo di epilessia, della sindrome epilettica ed il genetista che può fornire le indicazioni su quale test genetico effettuare. È chiaro che però la scelta del test genetico specifico da effettuare è particolarmente difficile ed è veramente importante. Probabile che ci si possa riuscire da soli, da solo il clinico o da solo il genetista. Per cui la LICE, Lega Italiana contro l'epilessia, ed in particolare la Commissione Genetica, sta cercando di mettere a punto delle linee guida per aiutare tutti i clinici o i neurologi che si occupano di epilessia a scegliere, a dare delle informazioni e delle indicazioni su quale test genetico è più quello giusto da scegliere nel caso di una forma di epilessia a probabile eziologia genetica. Quindi diceva appunto è molto difficile questa scelta anche perché sono molti i geni associati all'epilessia. Ecco, avete un quadro, un numero di quanti sono i geni ad oggi conosciuti associati all'epilessia?
Diciamo che i dati sono, cambiano di continuo perché appunto questo è un campo molto, ancora molto in fermento, per cui a distanza di alcuni mesi si hanno nuovi geni associati a questa forma, ma sicuramente ci sono più di 200 geni al momento che sono stati associati ad epilessia e ce ne sono probabilmente altrettanti che vengono riscontrati in sindromi in cui l'epilessia è soltanto un sintomo, quindi non è quello principale, ma si associa ad altre situazioni cliniche, per cui è chiaramente ancora di più, diciamo, un campo aperto, un campo importante, però allo stesso tempo un campo di difficile applicazione clinica per il quale sono a mio avviso davvero indispensabili le linee guida con una stretta collaborazione tra il clinico e il biologo. Quindi diceva che ci sono comunque più di 200 geni implicati nella genetica appunto dell'epilessia, ma i pannelli ne valutano una ventina. Quindi come coprire in realtà questo gap che c'è di numerosità e magari anche di appunto varietà di epilessie associate? Allora, sicuramente la copertura del gap è qualcosa che richiede ancora alcuni anni. Magari sicuramente in futuro questi pannelli verranno ampliati e quindi la possibilità non sarà soltanto quella di screenare 20 geni, ma sicuramente di screenarne 50, probabilmente 100. Vale sicuramente la scelta del clinico nei confronti del fenotipo epilettico del paziente, nel senso che nel momento in cui il clinico riesce ad avere un sospetto specifico di una patologia, come ad esempio quella che si potrebbe avere nei confronti di un bambino che ha delle convulsioni febbrili precoci e che durano dopo il secondo anno di vita con associate delle disabilità intellettive che fanno sospettare una sindrome di Dravet, in quel caso il clinico probabilmente richiederebbe direttamente il sequenziamento del gene SCN1A, che è nell'80% dei casi il responsabile della sindrome di Dravet. I pannelli vengono richiesti nel momento in cui il clinico non ha un sospetto forte di una specifica patologia oppure quando quella patologia può essere sottesa da diversi geni e quindi non si sa specificamente quale potrebbe essere il gene responsabile e vengono screenati nello stesso momento. Ma negli stessi pannelli, tra appunto un laboratorio, una clinica, una regione o un'altra, ci sono dei geni che vengono maggiormente ripetuti e comunque sono quasi fissi come screening? Sicuramente, ad esempio, lo stesso gene che ho appena citato, quello di SCN1A, che è uno dei geni più conosciuti nel mondo dell'epilettologia, è un gene che ricorre praticamente in tutti i pannelli, perché è una delle richieste genetiche più, diciamo, più frequenti, anche perché la diagnosi di malattia di Dravet ha delle implicazioni dirette non solo da un punto di vista prognostico, ma anche da un punto di vista terapeutico. Quindi la diagnosi da un punto di vista genetico aiuta il clinico ad indirizzare il trattamento e quindi poi anche nella prognosi del bambino, perché ricordiamo che molto spesso la diagnosi viene effettuata in età pediatrica. Quindi sicuramente ci sono dei geni che più frequentemente vengono inseriti nei pannelli e che sono associati alle forme di epilessia più comuni, alle forme di epilessia più gravi e oppure anche a quei geni che da un punto di vista tecnico possono effettivamente essere screenati con questa nuova metodica, nel senso che danno un risultato che deve essere attendibile e che quindi ricoprano la maggior parte del gene. Nel momento in cui otteniamo quindi il risultato, siamo in grado di dire effettivamente che quel gene ha o non ha presentato mutazioni con una sensibilità, ad esempio, del 90%.